Buongiorno, sono Sergio Rutili e lavoro in Centumbre dall'inizio di questo importante e bellissimo progetto. Centumbre si trova alle pendici di Agello, nel comune di Magione, e nasce dalla volontà della famiglia Cinaio Minicucci di tornare nella loro terra d'origine e fare qualcosa per questo territorio. Centumbre si occupa di turismo, agricoltura, trasformazione e ristorazione. Le nostre materie prime sono la filiera dei cereali, la filiera dell'olio e i legumi. L'azienda si sviluppa per circa 150 ettari in tutta dalla costa orientale del Trasimeno, per poi arrivare nei comuni di Perugia, più specificatamente intorno alle zone di Mugnano e Pontignano e Tavernelle. E poi abbiamo circa 40 ettari di oliveti e 70 ettari di bosco. I nostri prodotti è ovvio che trovano un canale commerciale all'interno delle nostre stesse strutture, ma è ovvio che questo non basta, e per questo ci siamo anche organizzati sia a livello nazionale che internazionale. Il rapporto con Team Accagro Italia nasce dai semplici contatti sul territorio con rivenditori o colleghi che dirigono altre aziende. Ci siamo trovati molto bene su tutti i fronti, a partire dalle colture cerealicole per arrivare ai legumi e fino agli oliveti. Nello specifico, Centumbre ha utilizzato tre gamme di prodotti. La gamma Feosol, ovvero attraverso il prodotto Fosco Nature, la gamma Fisio Pro attraverso il BioN, quindi il concime pellettato, e poi attraverso la gamma Fertilider attraverso il Vigor NK. La combinazione dell'utilizzo di questi tre prodotti è diventata ormai prassi all'interno di Centumbre e possiamo solo che ringraziare Timac Agro Italia. Nel mio lavoro mi appassiona tutto. Fortunatamente sono tornato nel campo dell'agricoltura dopo Nasco come agronomo, poi esperienze diverse lavorative anche attraverso dei master completamente su settori diversi mi hanno portato per molti anni fuori all'estero, e poi appunto circa 5 anni fa, quando sono tornato, ho incontrato Michele Cinaglia e Marilena Menicucci e da lì ho avuto questa fantastica occasione che ho abbracciato immediatamente e quindi ecco, sono tornato anch'io in un certo modo alla mia passione e alle mie origini.